bentornati su Radio Doppio Zero. Oggi abbiamo una puntata davvero speciale perché abbiamo deciso di creare uno speciale per questa puntata, visto che è un giorno festivo. Come voi vedete qui, vi sembrerà che non ci sia nessuno in studio. In realtà abbiamo un ospite davvero speciale. Oggi ci colleghiamo con l'estero, ci colleghiamo con Dubai. Siamo in collegamento infatti con Monica Perna, che salutiamo. Ciao Monica. Ciao Alessandra, grazie mille. Monica è un English coach di successo e a livello internazionale. Lei si è trasferita a Dubai, è italiana, ma si è trasferita a Dubai alcuni anni fa, dove ha creato la sua realtà, la sua impresa, un'accademia digitale online attraverso cui insegna l'inglese, ma non un inglese qualunque. In particolar modo lei si è dedicata alla diffusione del Globish. Ci vuoi parlare un po', Monica, di questa variante di inglese e del perché tu l'abbia scelta, quando ne hai sentito parlare per la prima volta e perché hai scelto proprio questo inglese da diffondere? Certo, intanto grazie mille ancora per l'invito. Allora, io ho sentito parlare di Globish, in realtà, o meglio, mi sono avvicinata al concetto di Globish nel lontano 2019, quando arrivata a Dubai mi sono resa conto che in realtà la prospettiva linguistica del posto in cui ero atterrata era completamente diversa. In Europa accade molto spesso che ci insegnano l'esistenza di solo due varianti della lingua inglese. Quando in Europa pensiamo alla lingua inglese, principalmente pensiamo a due varianti. Pensiamo alla variante perfetta, quella che ci viene proposta come perfetta, che è l'inglese che per studiarlo, diciamo, devi andare in Inghilterra, oppure quella variante di parole mangiate, di slang, di parole che spesso vengono pronunciate troppo velocemente che non capiamo, che è la variante americana. Almeno io, che diciamo sono nata negli anni 80, sono cresciuta con queste due grandi idee che vengono un po' professate dalla scuola e in Europa in generale. In realtà, arrivata a Dubai, mi sono resa conto che l'inglese che veniva utilizzato qui era una lingua completamente diversa, o meglio, Dubai è una città, a me piace sempre dire, dove l'Expo si respira tutti i giorni. Qui c'è stato l'Expo nel 2021, chiaramente 22 a causa della pandemia è slittato, ma in realtà l'Expo qui si vive tutti i giorni, perché mi trovo all'interno di una città dove convivono più di 200 nazionalità, persone che provengono quindi da tutto il mondo, ma che utilizzano per comunicare una lingua che viene nominata, viene eletta a lingua franca, che è l'inglese. La cosa bella è che però questa lingua viene utilizzata in svariate modalità, perché ogni cultura, ogni nazionalità ha un modo diverso di utilizzare la lingua inglese, e non parlo solo dal punto di vista di accento, che chiaramente può sembrare anche abbastanza ovvio che ogni persona proveniente da una nazionalità diversa tenda a pronunciare l'inglese in maniera diversa. Sappiamo benissimo che gli italiani parlano in inglese in un certo modo, i francesi in un altro modo, i tedeschi in un altro modo ancora, e via dicendo, ma del resto gli stessi britannici e americani parlano l'inglese in maniera diversa, diversa dai canadesi, diversa dagli australiani, nonostante siano questi ultimi quattro che ho nominato madrelingua. Potremmo aggiungere ancora i neozelandesi, i nigeriani, andiamo avanti anche con poi le varie varianti, no? Di persone che parlano l'inglese. E quindi mi sono resa conto, ho avuto proprio il privilegio di toccare con mano quanto l'inglese venisse utilizzato come lingua di un linguaggio globale, che appunto poi è il mondo, ma che nella città di Dubai si ha il grande privilegio e l'onore di poter toccare con mano all'interno di un solo posto. E diciamo che in quegli anni io ero particolarmente diciamo dedicavo molto del mio tempo a una ricerca che stava un po' forgiando una Monica che per anni aveva insegnato nella modalità più tradizionale nelle scuole la lingua inglese, ma che ultimamente, perché stiamo parlando del 2019, quindi stiamo parlando di un po' di tempo fa, aveva iniziato a insegnare l'inglese a livello online. Quindi in quegli anni stavo cercando di comprendere come rendere al meglio la transizione del mio insegnamento, che passava quindi dalla realtà tradizionale, dall'aula tradizionale all'insegnamento online. Quindi nelle mie ricerche mi sono imbattuta in un testo che si chiama Globish the World Over,
scritto da Jean-Paul Nérien. E leggendo questo testo, diciamo meglio, in primis mi ha colpito il concetto di globish, perché nel momento in cui Nérien ho letto che aveva identificato l'inglese come lingua di un villaggio globale, di quello che lui chiama Global Village, che poi qui in realtà Dubai esiste veramente, perché qui a Dubai abbiamo una dei landmark più famosi che si chiama appunto Global Village, che è una sorta di expo che è aperto sempre, sempre, diciamo, non chiude, non è come l'expo come lo intendiamo noi, ma è proprio un vero e proprio parco di attrazioni che è sempre aperto. E diciamo, leggendo, approfondendo quelli che erano gli studi, le ricerche a sua volta di Jean-Paul Nérien, mi sono resa conto che esattamente lui diceva, o comunque prodigava dei concetti che io avevo abbracciato già da tempo, che Dubai mi aveva dato la riconferma della loro veridicità, ma soprattutto a livello anche di approccio nei confronti della lingua inglese, diciamo che ho avuto un po' una sorta di effetto di risveglio, perché ho visto nero su bianco una serie di teorie che io comunque condividevo con i miei studenti e che per la prima volta ritrovavo scritte da un'altra persona, proprio nero su bianco, su un libro che tenevo tra le mani. Quindi sicuramente questo è stato il mio trasferimento, il mio diventare expat a tutti gli effetti, perché io qui sono un'espatriata, quindi la mia identità è quella di un'espatriata, perché di una persona che vive al di fuori del proprio contesto di origine, e di poter vedere, toccare con mano un utilizzo così globale della lingua inglese all'interno di un'unica città, diciamo, abbracciato alla scoperta degli scritti di Nérien, ha permesso, tramite una coincidenza fortuita di eventi, di appunto portarmi al concetto di globish. Ebbene, hai citato Jean-Paul Nérien e noi sappiamo, perché l'abbiamo letto un po' su vari giornali ultimamente, che hai avuto l'opportunità di conoscerlo, di incontrarlo per la prima volta, seppur virtualmente, a distanza. E tra l'altro è stato un incontro molto molto importante, perché lui ti ha affidato un compito fondamentale, ti ha riconosciuta come sua erede nella trasmissione del Globish. Ebbene, cosa ha significato per te, Monica, incontrare per la prima volta Jean-Paul Nérien, padre fondatore del Globish, e ricevere da lui questo incarico così importante, così ambizioso? Come è andato questo incontro? È stato un onore, innanzitutto. È stato un onore perché, indipendentemente dal Globish, Nérien è sicuramente una persona dalla biografia di estremo spessore, ha veramente fatto tantissimo nella sua carriera, e nonostante abbia comunque, diciamo, 84 anni, sono rimasta colpita dal fatto che sia ancora molto attivo ed energico su svariati fronti, oggi letterario, artistico, piuttosto che linguistico, ma in realtà una persona molto molto attiva. E la cosa molto interessante è stato sicuramente, la cosa che mi ha più fatto onore è stata la possibilità di incontrarlo, di poter avere una chiacchierata molto piacevole con lui, ma soprattutto ricevere anche la sua disponibilità a guidarmi in questo incarico, perché, come giustamente hai detto, è un incarico molto importante che io accolgo con estremo onore e responsabilità, ma è sempre un piacere poter anche ricevere delle linee guida, delle indicazioni, dei suggerimenti da colui che ha fatto determinate cose prima di te. Quindi il fatto che lui mi abbia voluto sottolineare di avere il piacere di mettere il suo tempo e la sua expertise a disposizione per condurmi e passarmi un po' il testimone in questo processo è stato veramente per me un onore, perché comunque sono ancora giovane, quindi chiaramente ho molto da imparare da lui e da altri maestri, quindi mi piace comunque sempre poter prendere il più possibile da persone che nella vita ci possono insegnare tanto, e lui sicuramente è una di queste persone. E sicuramente continuerai a portare avanti il ruolo che Nérien ti ha affidato anche grazie al metodo che hai inventato, un metodo chiamato appunto metodo AUGE, grazie al quale è possibile insegnare e dall'altra parte imparare il Globish. Un metodo molto particolare, un metodo esperienziale che affonda le sue origini, che trae spunto anche da altri ambiti quali la cucina, ad esempio, o la musica, perché il tuo è un metodo che va ben oltre
le lezioni tradizionali in aula. Ci vuoi parlare un po' di questo metodo e del rapporto che ti consente di avere con i tuoi studenti? Diciamo che il metodo nasce e si evolve con l'evoluzione di Monica in primis. Come appunto raccontavo, nel 2019 la mia persona ha subito una grande trasformazione, quindi sono uscita dalla mia comfort zone, che è sempre stato il territorio della Brianza, Seveso, che è il paese da cui provengo, e sono andata a 6.000 km di distanza in una terra che oggi è abbastanza nota. Poi siamo nell'anno dei mondiali, quindi il Qatar è anche abbastanza vicino, quindi questa zona del mondo oggi se ne parla tanto, ma nel 2019 non se ne parlava così tanto, c'erano ancora moltissimi costrutti anche mentali per quanto riguarda il Medio Oriente. Molte persone mi dicevano: stai attenta, stai andando in una terra dove probabilmente ti dovrai coprire, non potrai fare nulla. Quindi c'era anche molta poca informazione su questa particolare zona, area del mondo. E nel momento in cui mi sono trasferita in un paese in Medio Oriente, ma in una città al 100% English speaking, ho veramente realizzato quanto l'inglese fosse il mio mezzo di comunicazione per fare praticamente tutto, quindi per vivere la mia vita a 360 gradi in qualsiasi attività, dal fare la spesa, andare al ristorante, andare a chiamare il dottore, chiamare il veterinario, perché io e mio marito abbiamo dei cagnolini, qualsiasi attività, andare in banca, tu, qualsiasi cosa, qualsiasi attività della vita. E da lì ho deciso man mano di includere i miei studenti in tutte le mie esperienze, che per me erano tutte delle prime volte, perché era la prima volta che andavo ad aprire un conto in banca all'estero, chiaramente la prima volta che magari mi ritrovavo a dover chiedere degli esami medici in un ospedale. Per me erano tutte prime volte, e in quegli anni ho deciso di man mano condividere tutte queste esperienze con i miei studenti, facendo un po', diciamo, qualcosa di inusuale, perché nel 2019 ancora non c'era, il mondo non era così social come oggi. Certo lo era, ma non ai livelli a cui siamo abituati oggi. E quindi magari condividere degli aspetti così privati, così personali, per insegnare la lingua, era qualcosa che non veniva visto poi così normale. Molti mi dicevano: ma perché tu hai questo metodo così anticonvenzionale? In realtà è nato in maniera molto spontanea nel mio desiderio di rendere i miei studenti partecipi di quello che mi stava accadendo, e visto che io in prima persona sfruttavo le situazioni nuove che mi capitavano per imparare tantissime cose, delle nuove parole, dei nuovi modi di dire, delle nuove forme per rivolgermi a determinate persone a seconda anche del contesto in cui mi trovavo, la banca piuttosto che l'ospedale, quindi giusto per fare degli esempi. Ho deciso quindi di sviluppare questa, diciamo, di aprire un po' le porte della mia vita privata e di utilizzare le mie esperienze come mezzo di comunicazione e soprattutto anche di insegnamento. E man mano mi rendevo conto che per gli studenti questa era veramente una chiave di volta, perché loro vivevano l'esperienza insieme a me e rendendo l'esperienza unica riuscivano a accogliere, ma soprattutto trattenere le informazioni con maggiore facilità. Perché dico raccogliere e trattenere? Perché molto spesso il problema che le persone riscontrano quando imparano una lingua ha a che vedere con il trattenere le informazioni. Io posso spiegare qualcosa che lì per lì può risultare facile da comprendere, ma per molte persone poi che cosa accade? Che a distanza di giorni, settimane o mesi per i più fortunati si dimentica. Quindi si ha sempre poi questa sensazione di dover ripartire dall'inizio, perché sì, quella cosa me la ricordavo, però oggi non me la ricordo più. E quindi di lì ho capito che l'esperienza era veramente la chiave di volta, era la modalità perfetta per far veramente accogliere e trattenere le informazioni una volta per tutte, con la garanzia di non dimenticarle mai più, che poi è un po' anche il messaggio cardine del metodo AUGE, quindi imparare l'inglese una volta per tutte e non dimenticarlo mai più. Chiaramente, oltre al concetto di esperienza, poi intorno si sono sviluppati una serie di altri concetti che vi gravitano a supporto, quali per esempio l'utilizzo di principali tecniche di memoria, che chiaramente favoriscono il trattenere le informazioni per periodi di tempo illimitati, quindi chiaramente l'obiettivo è di non dimenticarle mai più, ma soprattutto vivere un'esperienza e coinvolgere una serie di varianti emotive
che veramente rendano l'esperienza di apprendimento un qualcosa che coinvolge a 360 gradi la persona, non solo dal punto di vista diciamo del brain, quindi cerebrale, ma anche dal punto di vista più heart, quindi emotivo, perché poi la connessione vincente è sempre questa: solo nel momento in cui uniamo, creiamo una connessione tra il cervello e il cuore, che poi del resto viene anche considerato un secondo cervello, perché in realtà i cervelli sarebbero tre: il cervello che abbiamo in testa, il cervello emotivo e il gut, quindi il cervello che abbiamo nella parte più di stomaco, no? Quando abbiamo queste sensazioni che sentiamo nello stomaco. La creazione di questa connessione poi permette di non dimenticare mai più le informazioni che riceviamo. E il metodo AUGE è davvero un metodo molto molto interessante, che ti consente di avere un rapporto bellissimo con i tuoi studenti. Tra l'altro leggevo poco tempo fa che grazie a questo metodo hai anche portato i tuoi studenti all'interno di un'esperienza bellissima come quella della Mystery Box di MasterChef. Infatti avete partecipato alla famosa challenge all'interno dell'unico ristorante targato MasterChef che si trova proprio a Dubai. Tu hai portato i tuoi studenti virtualmente all'interno di questa esperienza e insieme avete vinto la Mystery Box e quindi il famoso grembiule di MasterChef. Quindi un metodo davvero davvero molto innovativo. Tu, Monica, sei un'imprenditrice digitale di successo e questo ti ha portato a ricevere, tra l'altro, proprio di recente un importante premio, un importante riconoscimento. Ce ne vuoi parlare? Diciamo che il riconoscimento è un riconoscimento legato alla capacità di porsi come guida e quindi di essere, rappresentare un punto di riferimento per gli altri. Sono molto onorata di questo premio perché mi piace sempre definirmi una English coach and mentor, quindi il mio insegnamento non si riduce mai all'insegnamento della lingua inglese nella maniera più tradizionale. In realtà a me non piace dire che io insegno l'inglese, ma io insegno come utilizzare l'inglese come mezzo di crescita personale, perché poi del resto questo è il motivo per il quale una persona impara una lingua. Oggi è difficile che all'interno della mia accademia o che davanti a me si ponga una persona che vuole imparare la lingua solo ed esclusivamente per finalità educative / letterarie circoscritte a se stesse, ma le persone vogliono imparare la lingua perché hanno magari delle connessioni con l'esterno. Magari ci sono molte mie studentesse che sono mamme e i cui figli oggi si sono trasferiti negli Stati Uniti o nel Regno Unito o in Australia o da qualsiasi altra parte del mondo e hanno bisogno di imparare l'inglese per mantenere la connessione con la nuova vita dei loro figli, con le loro nuove famiglie, con le loro nuove esperienze di vita. E quindi questo è, per esempio, una motivazione. Per qualcun altro può essere la chiave di accesso a delle nuove esperienze lavorative, a un nuovo futuro, a una nuova possibilità di carriera. Quindi in realtà l'inglese è un mezzo di crescita personale, è qualcosa che ci permette di crescere, di migliorarci e di aprirci la porta a nuove strade che oggi chiaramente restano chiuse in un mondo nel 2022 senza una buona conoscenza dell'inglese. Sono molte le porte che, ahimè, rischiano di rimanere chiuse, e anche di questo ne abbiamo parlato molto con Rier durante la chiacchierata che abbiamo avuto insieme, che questo è stato poi anche, mi confidava, il motivo per il quale lui stesso in prima persona ha deciso di dedicarsi di dedicare buona parte della sua vita allo studio dell'inglese. E in realtà però lo studio dell'inglese molto spesso viene visto solo come lo studio di una materia linguistica, ma va ben oltre. Imparare una lingua vuol dire in realtà superare le proprie paure, perché molto spesso tra la conoscenza dell'inglese e lo studente, chiamiamolo, c'è la paura di esprimersi in una lingua che non è la propria, la paura di risultare impacciati, la paura di non essere capiti, la paura di fare la figura delle persone poco ardute, la paura di mostrare dei propri limiti. C'è la paura, in realtà, tra il parlare una lingua straniera e il non farlo. Molto spesso le persone dicono: io non sono portato per le lingue, ma in realtà semplicemente utilizzano una serie di giustificazioni come se fossero uno scudo per giustificare il fatto che non fanno quella determinata azione. Quindi il mio obiettivo all'interno della nostra accademia è di dedicare tantissimo spazio alla crescita personale, al
capire come abbattere i propri limiti, al capire come diventare leader di se stessi e quindi essere persone consapevoli delle proprie difficoltà e delle proprie paure, ma soprattutto consapevoli nel come trovare una soluzione o un modo per superarle, come accogliere all'interno della propria routine delle nuove sfide, come per esempio l'apprendimento di una lingua straniera, come riuscire a abbattere, a disintegrare dei concetti, dei preconcetti che sono molto radicati in noi. Io insegno agli adulti, molto spesso gli adulti sviluppano nel corso degli anni e consolidano delle idee che in età adulta risultano quasi delle grandi verità. Esempio, alle superiori prendevo sempre brutti voti in inglese, cresco con l'idea che io e l'inglese siamo due cose completamente diverse, che non abbiamo assolutamente niente a che fare. Quindi il mio obiettivo è quello, il mio lavoro è anche quello di andare a disintegrare questi falsi miti, queste false credenze e far capire ai miei studenti come riacquisire, come resettare tutto, come dimenticare i propri limiti, ripartire da zero e creare quella che si chiama in gergo tecnico una nuova English persona, quindi una nuova idea di se stessi capaci di parlare in inglese. E da qui capire come creare appunto la nuova versione di se stessi senza limiti, senza paure, ma che al contrario abbraccia nuove sfide, chiaramente con strumenti che io in primis fornisco in qualità di, come dicevo, English coach and mentor. E tutto quello che hai detto è bellissimo e soprattutto il discorso della leadership, della crescita personale, ci riporta ad un ambito molto importante che è quello della scuola. Noi sappiamo che anche se vivi da un po' di tempo lontana dall'Italia, comunque il tuo cuore rimane legato alle tue origini e ti piacerebbe in qualche modo far sì che il tuo metodo, il metodo Auge, arrivasse all'interno delle scuole, delle università e che in qualche modo gli studenti possano usufruirne e quindi trarre spunto sia per imparare l'inglese, il Globish, ma anche per una propria crescita personale. Proviamo a lanciare una call, un appello a dirigenti scolastici ed insegnanti che ci stanno ascoltando. Certo, mi fa molto piacere che tu abbia portato un po' sul piatto questo discorso. In realtà, vedendo i risultati raggiunti all'interno della mia accademia e quindi sugli oltre 14.000 studenti in soli 36 mesi, diventa per me una responsabilità, veramente una missione, quella di fare in modo che il mio metodo possa aiutare il numero maggiore di persone possibili in Italia in primis, perché è chiaramente il mio paese d'origine, ma anche nel mondo. In realtà quello che penso che sia un primo step veramente molto utile, che potrebbe fare la differenza in larghissima scala, sarebbe quello di condividere il metodo Auge con chi a sua volta insegna e quindi con chi all'interno delle scuole è responsabile dell'insegnamento, nella fattispecie della lingua inglese, quindi con altri insegnanti, in modo tale che siano poi loro stessi i portavoci del metodo Auge e a loro volta a cascata possano condividere i suoi pilastri con il maggior numero di studenti possibili, perché andando un po' al livello degli intermediari, no? Quelli che poi rappresentano la fonte di insegnamento della lingua inglese, sicuramente si possono poi dopo ottenere risultati su scala ancora più ampia. E utilizzare il metodo Auge significa sicuramente in primis, dal punto di vista del docente, perché io lo sono, diventare dei docenti molto più comunicativi, empatici, ma soprattutto che abbiano la giusta dote di energia. Nel corso della mia carriera, all'interno della nostra stessa azienda, della nostra stessa accademia, non sono l'unica a insegnare il Globish, ma abbiamo una faculty di coach che collaborano con me e che appunto sono un po' i miei portavoce del metodo Auge. Identificarli non è stato facile, non è stato facile perché molte persone, tantissime persone nel mondo sanno la lingua inglese, ma quante la sanno realmente insegnare in una modalità in cui lo studente venga catturato, venga fatto innamorare della lingua inglese, venga coinvolto. In realtà ci sono tantissime varianti che devono essere messe sul piatto, in primis l'energia, e me ne sono resa conto dal feedback dei miei studenti, che molto spesso magari hanno la possibilità di
mettermi a confronto con altre realtà al di fuori della nostra e mi dicono: Monica, quello che mi colpisce è la tua energia, che può sembrare una banalità, ma in realtà non lo è, perché io dico sempre che quello che in realtà poi uno dice, il contenuto ha un peso, ma come lo dice ne ha un altro peso, quindi chiaramente la modalità con cui si parla, l'energia che viene comunicata e il coinvolgimento che si cerca di avere, di ottenere nel momento in cui si parla, fa la grande differenza. E quindi anche solo una serie di suggerimenti che potrebbero risultare estremamente utili per i docenti per quanto riguarda l'entusiasmo, per quanto riguarda la modalità con cui si insegnano i contenuti, la modalità con cui si presentano i contenuti. Può sembrare banale, ma anche solo come si crea una slide, che cosa sottolineo, che cosa metto in grassetto, fa la differenza del mondo. Quanto contenuto decido di mettere all'interno di una slide e riuscendo a captare e andando a diciamo snellire il processo di apprendimento dello studente, fa la differenza del mondo. E io sono convinta che questi consigli estremamente utili possano veramente creare una svolta se messi nelle mani di chi a sua volta poi insegna la lingua inglese. Quindi sarebbe per me chiaramente un onore e un privilegio poter condividere anni e anni di esperienza e i suoi frutti con chi come me fa questo lavoro con estrema passione. Assolutamente, e sicuramente insomma questo è un messaggio molto importante per le nuove generazioni e per tutti i giovani che in qualche modo vogliono avviare la propria carriera e vogliono realizzare il loro sogno. Tu sei, come dicevi prima, già un'imprenditrice di successo e giovane, in pochissimo tempo sei riuscita a creare qualcosa di bellissimo che porti avanti con determinazione e con passione. Ci sono dei consigli che vorresti dare a tutti i giovani imprenditori, imprenditrici, giovani ragazzi che aspirano a creare qualcosa di proprio, qualcosa di così bello? Qualcosa che ci tengo a dire, giustamente, visto che hai citato anche persone che magari giovani vogliono intraprendere una nuova carriera, vogliono creare qualcosa di proprio e aspirano magari ad avere veramente un ruolo nel mondo che possa creare un impatto positivo su altre persone. Da questo punto di vista, visto che siamo anche nel fine anno, quindi un po' nel momento dei buoni propositi, no? della lista dei buoni propositi dell'anno nuovo, sicuramente un consiglio che mi piacerebbe condividere con tutti coloro che ci stanno ascoltando e che desiderano veramente dare una svolta alla propria vita, ma soprattutto creare un impatto positivo nel mondo, il primo consiglio che mi sento di dare è quello di essere costanti e perseveranti. So che può sembrare un qualcosa di banale, perché diciamo sono un po' parole che si sentono dire tutti i giorni, ma in realtà la costanza e la perseveranza sono davvero gli unici ingredienti che portano al successo, che portano al riuscire ad ottenere qualcosa. Molto spesso le persone, oggi come oggi, siamo un po' diciamo impazienti, no? Oggi il mondo digitale ci ha reso impazienti. Se pensiamo che quando io ero giovane, per ascoltare le canzoni di Craig David, che è il mio cantante preferito, dovevo stare ore e ore davanti alla radio ad aspettare, a girare tra le stazioni e vedere quale delle stazioni mandasse in onda la canzone che mi piaceva. Oggi basta andare su YouTube e in un secondo otteniamo quello che vogliamo. Quindi oggi siamo chiaramente in un mondo che ci dà tutto subito, e molto spesso tendiamo anche ad avere questo atteggiamento. Magari molte persone tendono a iniziare a fare una nuova attività per un paio di settimane, per un paio di mesi, ma dopo X mesi, io lo vedo anche molto spesso, sia dal punto di vista dell'inglese, ma non solo, dopo magari 6 mesi, se i risultati non arrivano nell'immediato, perché 6 mesi più o meno è abbastanza immediato, potremmo dire, tendono a mollare, perché pensano che non ne valga la pena, che lo sforzo richiesto sia troppo per loro e che non abbiano le forze sufficienti per andare avanti. In realtà, chi poi arriva al successo sono coloro che al 7º, 8º, 9º, 10º, 12º continuano ad andare avanti. E questo in realtà viene applicato a qualsiasi ambito della vita, sia per chi si vuole mettere in forma, per chi vuole imparare l'inglese, per chi vuole iniziare un nuovo business, per qualsiasi cosa, vale per qualsiasi cosa. Ma è veramente un consiglio che mi sento di dare a tutti. Se
c'è qualcuno che crede nella sua idea, che crede nel suo progetto, allora deve essere disposto ad andare avanti, ad essere costante, ad essere perseverante. Questo chiaramente significa fare dei sacrifici, significa chiaramente fare delle rinunce, ma tutto questo lo si fa poi per in un secondo momento ottenere dei risultati, ottenere delle grandi gratificazioni e ottenere sicuramente dei benefit molto più grandi e molto più di valore. Quindi questo è un consiglio che mi sento di dare per coloro che stanno un po' facendo la lista dei buoni propositi del 2023 e devono partire con questa grinta, perché alla fine è la grinta e la perseveranza che ti porta avanti fino all'obiettivo. E con questo bellissimo messaggio noi ci salutiamo, è un messaggio molto importante quello che ha trasmesso Monica con i suoi concetti di costanza e perseveranza, che sicuramente saranno di buon auspicio e tra i buoni propositi di questo 2023 che è ormai alle porte. Vi ricordiamo inoltre che Monica e il suo metodo Auge sono su tutti i social, potete seguirli sulle pagine di Impara l'inglese con il metodo Auge, sia su Facebook che su Instagram. Tra l'altro è presente anche un sito internet di Auge International Consulting, dove potete trovare tutte le informazioni su questo bellissimo mondo, sul mondo del Globish, del metodo Auge, e soprattutto potrete, se vorrete, entrare in contatto con Monica. Monica, noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi in questo giorno così speciale, in questo appuntamento così unico ed internazionale con te e con il metodo Auge. Grazie ancora di essere stata qui con noi e ti aspettiamo per una prossima intervista. Ciao Monica. Grazie mille a te, grazie Alessandra, grazie a tutti.